Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta con lo spazio dedicato all'approfondimento. Ognuno di noi, state ben attenti oggi, ha cifre, dati, numeri alla mano. Parliamo di agricoltura, torniamo ad occuparci di agricoltura. E questo perché è il settore che forse è il più emblematico dello stato di salute e dell'economia della nostra regione. Innanzitutto per la porzione, per la fetta che rappresenta di ricchezza in Calabria, e poi perché è al tempo stesso eccellenza da una parte e settore in grande sofferenza. Veniamo subito ai numeri, sono quelli della Camera di Commercio di Cosenza. Il rapporto è del secondo trimestre del 2013. A proposito di eccellenza, partiamo dalle cifre positive per capire che cos'è l'agricoltura nella nostra regione. Valore aggiunto, ovvero la capacità di produrre ricchezza del comparto agricolo in Calabria, è stato nel 2012 pari a 442 milioni di euro. Questo è il dato della provincia di Cosenza, che è il dato più alto della Calabria. E ancora il valore aggiunto, ovvero la capacità sempre di produrre ricchezza del comparto agricolo, negli ultimi 4 anni è cresciuto in Calabria, passando dal 2,4% al 4%. Dato questo, il 4%, che è il doppio rispetto alla media italiana. Che cosa vuol dire in soldoni? Che l'agricoltura è il traino dell'economia calabrese. E dicevamo dell'altra faccia della medaglia. L'agricoltura è il settore che più ha risentito, dopo quello dell'edilizia, l'abbiamo detto tante volte, del momento non particolarmente facile della nostra economia. Infatti il saldo tra le imprese che hanno aperto battenti e quelle che hanno chiuso battenti è di meno 279 in Calabria. Queste sono le cifre. Franco Mazzei, buon pomeriggio innanzitutto, Buongiorno a voi, presidente di CIA coordinatore. Cosenza. E allora, Franco Mazzei, partiamo da qui e partiamo da queste cifre. Abbiamo detto due facce della stessa medaglia. L'eccellenza, con il dato più alto della provincia di Cosenza rispetto agli altri quattro capoluoghi, e il numero di imprese che purtroppo, nell'anno che ci siamo lasciati alle spalle, non ce l'hanno fatta e hanno chiuso battenti, che è più alto rispetto a quelle che invece hanno Hanno aperto. aperto. Certamente i dati che abbiamo sentito sono dati che dimostrano che l'agricoltura è un settore importantissimo per la nostra provincia di Cosenza. Noi come organizzazioni lo andiamo dicendo da tempo e diciamo da tempo che in questo momento particolare di crisi, dove i settori tantissime aziende chiudono battenti, l'agricoltura va in controtendenza. Va in controtendenza come valore aggiunto, va in controtendenza anche come diciamo, assunzioni di dipendenti nel settore agricolo. Questo è perché in tanti anni l'agricoltura ha dimostrato di investire anche l'innovazione. Certo, è una medaglia che ha due facce, c'ha questo problema delle dimensioni aziendali che costringono tante piccole aziende a chiudere, ma anche la possibilità di creare investimenti e quindi creare occupazione. Specialmente nella provincia di Cosenza, che poi i dati che noi abbiamo visto sono dati che diciamo, dimostrano che questa è la provincia più grande, la Quella che provincia pesa di più non pesa di più soltanto dal sul punto di vista settore del settore, dell'agricoltura, ma certo, sull'economia. pesa in generale sull'economia. E quindi noi in agricoltura adesso riusciamo anche ad incamerare quelli che sono stati gli investimenti dei passati piani, PSR e quant'altro. Però si potrebbe fare molto di più, è un momento molto particolare. Proprio ieri si sta discutendo della nuova PAC, la nuova politica agricola comunitaria, che per alcuni può sembrare diciamo sigle astruse, però questo poi dimostra in soldoni che in Calabria dalla PAC arrivano solo per quanto riguarda il settore olivicolo 215-200 milioni di euro. E si sta discutendo se queste risorse continueranno ad arrivare in Calabria. E proprio ieri CIA e Confagricoltura,
a Roma, hanno incontrato il ministro, perché adesso si apre una fase importantissima per il settore agricolo in Italia, una grandissima opportunità, proprio di come spenderemo queste risorse nei prossimi 7 anni e se riusciremo a spenderle bene, non solo per risorse diciamo, che arriveranno per la PAC, ma di quello che potranno creare come ulteriore valore aggiunto, quindi far diventare il settore agricolo, come dicevamo, è un'eccellenza nella provincia di Cosenza, ancora di più un settore che crea occupazione, crea, diciamo, sviluppo. In un momento di crisi, come dicevamo, essenziale, quindi creare sviluppo e creare economia. E per quello che può rappresentare anche per le future generazioni, per i giovani, e quelle politiche proprio intese verso i giovani per farli rientrare in agricoltura, dove c'è possibilità oggi per tanti giovani di trovare soddisfazione in un momento di disoccupazione, in particolare quella giovanile, che vede percentuali altissime in questa nostra regione. Allora, a proposito di numeri sulla PAC e sulle politiche agricole comunitarie, torneremo ad occuparci tra un attimo, perché l'Italia ha vissuto nel corso di questi ultimi 30 anni vicende alterne, soprattutto per il capitolo che riguarda la partita delle clementine negli anni 80. Fulvia Caligiuri, dicevamo dei dati, andiamo a dare un'occhiata invece a quello che è stato il capitolo di quanto stanziato 2007-2013, questo il quinquennio di riferimento, di fondi comunitari per la Calabria. Quanto è stato previsto, quanto è stato stanziato, quanto c'è in programma siamo? E a che punto siamo soprattutto? Allora, buonasera innanzitutto, al 31 dicembre 2013 noi dovremmo spendere 158 milioni di euro, dico le cifre un po' più alla larga. Dati più o meno ai primi di maggio, quindi un paio di mesi fa, la spesa si gira intorno ai 28 milioni di euro, restano da spendere circa 130 milioni di euro, non è poco. Non è poco se si considerano due aspetti fondamentali. Il primo, le lungaggini burocratiche, perché anche nella spesa, se le istituzioni non ci danno una mano, gli imprenditori hanno sempre più difficoltà a spendere. L'ultima cosa, di cui abbiamo anche discusso con il prefetto, nella provincia di Cosenza si sono bloccati un po' gli iter per lo stanziamento dei fondi per le certificazioni antimafia. È cambiata la legislazione, quindi si doveva seguire un iter diverso, però non è stato creato un apposito strumento informatico che doveva effettivamente velocizzare. Quindi si è partito con le carte, non si è partito con i computer. E questo ha rallentato tutto l'iter. Significa che, facendo una domanda d'anticipo, adesso faccio una domanda d'anticipo, una domanda di saldo, per avere una certificazione antimafia passano 3-4 mesi di attesa. Quindi la pratica rimane bloccata alla regione Calabria. E allora ci sono ritardi. Già si parte con 3-4 mesi di stop. Dopodiché la spesa significa che c'è una parte pubblica, ma c'è anche una parte privata. Allora questa parte privata, gli imprenditori sono rivolti agli istituti di credito, che hanno anticipato facendo dei mutui coperti con il saper fare e con le terre degli agricoltori, ma adesso la stretta creditizia non ci permette più il ricorso agli istituti bancari. Ed è uno degli elementi in questo momento di grave crisi economica che più ci sta a cuore come associazioni di categoria, perché gli imprenditori lamentano questa chiusura totale degli istituti di credito, che se da una parte vedono le loro difficoltà e i loro problemi, ma d'altra parte devono capire che per i dati che ci dicevamo prima, e che non sono solamente i dati di Cosenza, Calabria, ma a livello nazionale, l'unico settore trainante anche in occupazione, allora dovrebbero ben guardare dove spendere i soldi, a chi prestare i soldi, in quale settore si crede di più. Si è fatto a gran voce, si è detto dal ex governo, insomma, che il settore sul quale puntare è il vero problema del futuro, è quello alimentare, perché non ci sarà tanta alimentazione per quanto saranno le persone in futuro. Allora, se ci si crede veramente, si investa in quello che più si ritiene opportuno. C'è un atteggiamento che sta cambiando. In tempo di crisi viene in mente l'appello che fece Einstein sulla crisi, sulle possibilità intrinseche alla crisi stessa per far emergere le eccellenze. C'è un passaggio che mi piace. CIA e Confagricoltura oggi sono insieme.
In passato siamo stati abituati a vedere anche le associazioni di categoria che hanno camminato ognuno in direzione propria, pur essendo associazioni dello stesso comparto, in questo caso dell'agricoltura. Bisogna fare sistema, l'abbiamo detto tante volte. Mi ringrazio molto di questa domanda perché mi dà la possibilità di fare un ragionamento. Oggi non è il momento delle divisioni e forse ancora non tutte le categorie lo hanno capito. Oggi è il momento dell'unione, specialmente per poi andare a difendere nella comunità europea i nostri interessi nazionali su tavoli che 28 stati ognuno cerca di portarsi Franco a casa. Franco Mazzei, a proposito della PAC e di quello che dicevamo prima, la storia di questi ultimi 30 anni ha insegnato all'Italia che tanti treni sono stati persi. Appunto proprio per questo CIA, Confagricoltura e il mondo della cooperazione come alleanza della cooperazione italiana hanno inteso sei mesi fa, mettersi insieme proprio per portare avanti questo tipo di politica. Ieri è stata una giornata molto bella con la visita anche del Ministro che ha affermato proprio queste cose qua. Cioè andare a Bruxelles e discutere i nostri interessi, e abbiamo avuto in questa fase una PAC che era partita totalmente diversa da quello che noi poi chiedevamo. È la migliore PAC? No, però molte cose sono state raggiunte, anche perché c'è stata da parte di queste organizzazioni una visione unitaria delle problematiche. Adesso però si apre una partita fondamentale in Italia, perché molte delle scelte noi lo dovremmo fare in Italia, per poi dove allocare queste risorse e quali territori salvaguardare, quale filiere salvaguardare nei territori nazionali. Proprio ieri il Ministro, che ha annunciato che da settembre farà un tour in tutte le regioni proprio per vedere di cosa mettere in campo. Noi siamo molto contenti anche di una cosa che abbiamo ottenuto, noi la chiedevamo insieme come mondo agricolo da tanti anni. Molte produzioni di eccellenza ci vengono copiate in tutto il mondo. Se noi intercettassimo solo una parte di quello che viene richiesto del Made in Italy nel mondo, perché poi non è Made in Italy, è solo dei prodotti contraffatti tra la moda e l'agroalimentare, siamo tra i prodotti più contraffatti in tutto il mondo. Far sedere nella cabina di regia sull'internazionalizzazione finalmente il settore agricolo, secondo me è una delle cose che questo governo da pochi giorni ha fatto, cioè la Bonino e Zanonato hanno accolto la proposta del Ministro su nostra richiesta di far sedere il mondo agricolo nella cabina di regia. La interrompo un attimo, è di questi giorni proprio l'appello che è stato lanciato dal consorzio Cipolla Rossa di Tropea, così ci facciamo capire da tutti, attenti alle truffe, questo è stato l'appello, e attenti alle truffe anche da noi, ma certo, non solo per chi ma c'è stato un servizio fatto da qualche giornale calabrese un mese e mezzo fa con Silvio Greco, l'ex assessore all'ambiente, che si occupa oggi con Slow Food di cibo, quindi di qualità, di prodotti di eccellenza, che ha citato alcune truffe. Ieri era l'articolo letto sul quotidiano di due giorni fa, era del presidente regionale, e ieri lo condannavamo a Roma con Alberto Statti proprio per dire che stiamoci attenti alle truffe anche in casa nostra, e quindi gli organismi di controllo devono essere sempre più allerta per proprio evitare queste truffe, perché poi lì parliamo di eccellenza, ma bruciarsi il nome non ci vuole niente e nulla per poi questi prodotti. Ritornando al ragionamento dell'internazionalizzazione, l'abbiamo avuto pure qua con il Presidente della Camera di Commercio un ragionamento sull'internazionalizzazione, e lo ritengo fondamentale, perché per intercettare la crescita che in altre parti del mondo oggi c'è, per esempio il vino italiano, e noi su Cosenza sul vino qualche cosina l'abbiamo fatta, bisogna proprio intercettare queste, però non ci possiamo andare come ci andiamo adesso, da soli, ognuno va per conto suo e pensa di poter conquistare i mercati si conquistano con grande lavoro e bisogna andarci sempre più insieme. Ci sono delle cose, poi ne parleremo se ci sarà tempo, per esempio sull'Expo 2015. Tutti parlano di Expo 2015, però se la Calabria ci andrà con 10 enti, 20 enti, non credo che avremmo grande successo se non riusciamo a parlare di anche unità. Anche perché bisognerà avere a disposizione 20 padiglioni. Appunto, quindi 20 padiglioni non li avremo sicuramente. Posso intervenire sulla internazionalizzazione? Perché molti consumatori che si incontrano per stare, dice, ma perché volete vendere il nostro prodotto fuori? Ma non è che noi non vogliamo essere presenti sui nostri mercati, è che i nostri mercati rispetto all'estero, il mercato estero è più remunerativo. E noi abbiamo sempre un po' trattato... Facciamo qualche esempio, Fulvia, Caligiuri, sì, così almeno... E che significa? Che io riesco a vendere in maniera migliore e più redditizia
dei prodotti ortofrutticoli, per esempio, in Germania, in Inghilterra, in Russia oggi, in Svizzera, che non qui da noi. Però spieghiamo anche il perché qui da noi no. Qui da noi no perché noi abbiamo sempre trattato la nostra agricoltura come merce di scambio. Ecco perché prima l'attenzione delle istituzioni, se ci vuole essere veramente al mondo agricolo. Vendiamo i nostri prodotti, le nostre macchine ai paesi terzi e in cambio vi assicuriamo che tutti i prodotti agricoli li compriamo noi. Questo significa che i nostri mercati sono invasi dagli altri prodotti e naturalmente se paragoniamo i nostri costi di produzione con i costi di produzione degli altri paesi terzi sono molto più bassi, quindi riescono ad essere su un mercato in maniera molto più facile e con prezzi al consumatore più bassi. Quindi noi dobbiamo ricercare mercati che ripagano le nostre produzioni fantastiche, buonissime. Siamo maestri nel produrre, non siamo ancora tanto maestri nel vendere. Ecco perché il collega Mazzei diceva dobbiamo organizzarci per la vendita, perché l'internazionalizzazione è il futuro, è stato il presente, è il passato e sarà anche il futuro, però dobbiamo saperci andare sui mercati. E bisogna saperci andare con un'unica voce. Soprattutto. Possibilmente. La battuta sui 20 padiglioni. Ma. Possibilmente. No, parlavo di Expo 2015, io pochi giorni fa ho ricevuto da parte di una fondazione il discorso che si sta pensando della fondazione sulla dieta mediterranea. Ormai tutti parlano di dieta mediterranea, ma non si può pensare della dieta mediterranea di una fondazione su un solo comune in Calabria, che è Nicotera. Fondazione sulla dieta mediterranea, che è un concetto del sud, e se non cominciamo a lavorare anche su questo, regioni del nord come la Liguria, guarda caso, sta lavorando sulla dieta mediterranea con pochissime piante di olivo verso Imperia. Speriamo che la regione ci ripensi. Speriamo che sulla regione ci ripensi su questa cosa qua, perché riteniamo che di dieta mediterranea la Calabria abbia ragione d'essere, di discutere, di parlarne, tutta la Calabria, ma tutte le regioni del sud, e quindi non può essere un solo comune essere detentore del sapere della dieta mediterranea, anche in virtù di quello che dicevamo di Expo 2015, tutti si preparano a quell'evento, ma se il buongiorno si vede dal mattino e cominciamo che ognuno vuole andarci per conto suo, non credo che andremo molto lontani. Invece se la regione Calabria, giustamente, essendo l'ente che deve promuovere queste cose, mette tutti insieme le camere di commercio, le unioni regionali, le organizzazioni di categorie con un'unica cabina di regia, forse riusciremo questa volta a fare qualcosa di buono. C'è però la figura è prevista, ovvero l'assessore all'internazionalizzazione, che è l'assessore Fedele, la figura c'è. Appunto, quindi il messaggio va all'assessore Fedele insieme all'assessore all'agricoltura, al nostro settore, per cominciare a discutere di queste cose, ma farlo possibilmente come si è fatto a livello nazionale di governo, poterlo fare a livello regionale e portare le nostre eccellenze, ma non solo all'Expo, ma partecipare a tutte le fiere in modo unitario e non così, programmando le nostre esigenze di andare a quelle fiere. Quelle fiere costano, gli agricoltori poi non possono essere dei momenti spot, che poi le nostre aziende, parliamoci, rischiamo di fare brutte figure e quindi di bruciarci mercati che potrebbero essere importanti da presidiare. Ma poi le aziende strutturate per poter internazionalizzarsi nella nostra provincia, non è che poi siano molte, cioè, perché poi quando ti arriva la telefonata in inglese e non hai il funzionario, non hai che risponde l'inglese, non lo so che cosa riusciamo a fare, oppure la contrattualistica. Ma la concentrazione dei prodotti, mettere una persona a disposizione che magari serve più aziende, lì se mi permetti io su questo poi ho bisogno di aprire un attimo il ragionamento. Ma sono pronte le aziende? Perché in teoria il discorso è meraviglioso. Volevo dire proprio questo. Una delle cose che come mondo agricolo, già nel lontano 2000, per non dire il 99, avevamo iniziato a ragionare di distretto. Il distretto doveva svolgere questo compito in modo precipuo, cioè di mettere insieme un paniere di prodotti, non parlare di un'unica filiera, ma di paniere di prodotti da poter non solo concentrare per la vendita, ma promuoverli sui mercati internazionali. Purtroppo dal 2005 esiste una legge, siamo stati una delle prime leggi nel Mezzogiorno d'Italia, altre province tipo Lamezia, tipo Catanzaro sta già lavorando su questo, io spero che lo facciano al più presto anche le altre province.
In modo che Cosenza, che è la partita molto in anticipo, forse molte volte quando si è in anticipo non si viene compresi fino in fondo. Speriamo che nella futura programmazione, l'assessore Tramaterra lo sta dicendo spesso, che i distretti dovranno avere un ruolo principe nella futura programmazione dei fondi comunitari 2014-2020. Io spero che divenga veramente questa volta a non far diventare il distretto solo una bella idea, ma poi non concretizzata come le tante idee che poi in Calabria non si concretizzano. Partiamo dal distretto agroalimentare di Sibari, che è l'esempio. Io vorrei capire una cosa, Franco Mazzai, ma gli imprenditori realmente hanno deciso che vogliono riempire la scatola, il contenitore del consorzio? Imprenditori, scusatemi se questo lo puoi dire tu perché sei un socio. Gli imprenditori ci hanno creduto sin dall'inizio. Ci hanno creduto perché dici i soldini. Hanno investito i soldini nel distretto agroalimentare e non parliamo di pochi imprenditori, un bel po' di imprenditori insieme ai comuni. Diciamo che uno degli esempi fantastici che si è concretizzato, perché sulle carte il distretto c'è, esiste, potrebbe fare tantissimo. La politica non ha dato quella giusta, anche se la politica ha sempre manifestato interesse, però poi serve l'avvio, perché altrimenti senza avvio della politica ci si ferma. Ed è un'esatta concentrazione di tutto quello che abbiamo detto finora. Potrebbe occuparsi dell'internazionalizzazione, potrebbe essere un'ottima cabina di regia, potrebbe occuparsi anche di fare degli acquisti concentrati per economie di scala per gli agricoltori. Questi sono esempi che vanno però concretizzati, perché gli agricoltori ci hanno creduto, ci hanno messo i soldi, ma è tutto fermo. È un po' strano però per l'imprenditore che di suo non è un benefattore, questo è un altro paradosso, no? Delle creazioni di questa terra. L'imprenditore di suo ovviamente per vocazione non può essere un benefattore. No, noi abbiamo lavorato all'epoca, come dicevo, CIA, con Agricoltura e col Diretti, una delle poche cose unitarie fatte nell'ultimo periodo. Ci avevamo creduto come organizzazione, ritenendo questo strumento uno strumento seriamente che poteva mettere insieme i territori e in quel territorio particolare. Che ricordo lo a me stesso. Ricordiamo un attimo che l'area di Sibari è l'area in cui si concentra la maggior produzione della provincia di Cosenza. I comuni interessati al distretto sono da Rocca Imperiale a Cariate, abbiamo ben 40 comuni. E la storia poi si ripete, noi all'epoca come organizzazione pensammo al distretto perché quel territorio veniva attaccato da mega inceneritori, centrali al carbone, noi pensammo proprio all'epoca di costruire questo distretto, che poi è di fatto distretto, perché lì insistono queste 90 aziende che poi hanno voluto mettersi insieme, che non sono solo 90 aziende, sono anche strutture associative che rappresentano migliaia e migliaia di soci. C'è l'Asolac, c'è il Campoverde, ci sono tantissime, a Torre di Mezzo, ci sono tantissime aziende che poi al loro interno acquisiscono, hanno tantissimi soci. E quindi pensiamo al distretto per difesa di quel territorio, che oggi è di nuovo attaccato, perché forse in 10 anni noi siamo stati fermi, abbiamo giocato in difesa come politica, e poi qualche gol qui il gioco in difesa lo prende. E se prendiamo il gol della trivellazione dei pozzi petroliferi dello Ionio, lì abbiamo giocato la partita finale, non c'è più partita. Allora, facciamolo però, ricordiamo a chi ci segue da casa, anche da questi studi, più volte abbiamo sentito l'appello degli imprenditori, delle associazioni, anche dei comuni dello Ionio Cosentino contro il progetto di trivellazione lungo la fascia ionica a confine tra la Calabria e la Basilicata. Abbiamo ospitato i colleghi della Basilicata che hanno parlato di quella che doveva essere la ricchezza, la potenzialità del petrolio, poi ci hanno detto gli esponenti di Legambiente e Basilicata. Per la nostra regione le cose sono andate diversamente. Questa è l'ultima preoccupazione in ordine di tempo che vede impegnate più associazioni e più imprenditori, più comuni. C'è stata un'audizione qualche giorno fa dalla 4a Commissione Ambiente che si è spostata sul territorio. Noi abbiamo espresso tutte le nostre preoccupazioni perché quando l'agricoltura, poi il bilancio è negativo delle aziende, l'occupazione giovanile in particolare è ai livelli che è, un turismo che non decolla, io stranamente in questo periodo saranno pieni i villaggi ma non vedo neanche macchine sulla 106, quindi vedo un problema anche di turismo che ha sempre tante grandi potenzialità che non esprime. E quindi molte volte è facile pensare anche da parte dell'opinione pubblica, se arriva il petrolio diventiamo tutti sceicchi. Così non è vero perché
le royalty, le famose royalty che restano al territorio sono il 7% a terra e il 4% a mare, e per quelle a mare ai comuni non arriva assolutamente nulla. E gli esempi che i colleghi della Basilicata hanno studiato per quanto riguarda eventualmente qualche incidente nel golfo di Conigliano, nel golfo, sarebbe totalmente la fine per centinaia e centinaia di anni. Quindi forse dietro queste trivellazioni, che i tecnici io non sono in grado di dire, ma che non sia di grande qualità, dicono che questo petrolio non è di grande qualità, quindi forse ci sarà qualche altra cosa sotto che noi non siamo in grado di sapere. E qui la politica, almeno la Commissione, ha detto che lavorerà insieme a noi per evitare questo scempio, che oggi il governo non ha bisogno neanche di avere pareri degli enti locali. E quindi si sta studiando anche questa proposta di legge per la modifica dell'articolo 35 del decreto Passera, che permette al governo di bypassare quelle che sono direttamente le cose. In caso di grandi opere. La interrompo un attimo, ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, di nuovo in studio, diciamo che la partita che si sta giocando in questi mesi è importantissima per il futuro della Calabria, ma anche del nostro paese. Fulvia Caligiuri, ritornando al discorso così, rinfreschiamo la memoria anche a chi ci segue da casa. Perché è importante? Perché l'Italia nel corso di questi ultimi anni ha pagato un po' il prezzo di una scarsa attenzione da parte dei nostri esponenti politici quando veniva programmata e immaginata la PAC a livello europeo. I francesi sono stati più... hanno fatto sentire la loro voce, ecco, la mettiamo così. Ma guardi, su questo fatto di far sentire la voce, il collega Mazzei prima diceva, Agriinsieme, che è appunto il collegamento di Convagricoltura, GIA e tutta la cooperazione, è importante proprio perché bisogna presentarsi uniti in queste occasioni, perché altrimenti si approfitta della divisione altrui per prendere qualche cosa e riportarla in altri ambiti. La Francia invece è sempre compatta in questo e riesce ad ottenere e arrivare ai loro bei risultati. Allora, quello che si diceva fino a poco fa, la PAC è un momento importantissimo, ma molti mi dicono ma perché voi continuate a chiedere che mi venga dato un sussidio? No. Non è un sussidio. E chiariamolo questo, i nostri redditi hanno bisogno di integrazione perché sono redditi per lo più poveri, si diceva prima, ma quanti, cambiando le regole di base, quanti, come si modificherà il nostro scenario del territorio, quanti continueranno a mantenere gli ettari di olive o quant'altro che finora erano con l'integrazione a livello comunitario? Se non ci dovesse essere più, stravolgeremo la nostra situazione. E poi, si diceva, per come eravamo partiti, che dovevamo perdere tantissimo, non è andata poi così male. Perdiamo poco, ma sempre di perdita. Perché si sa che quando bisogna dividere la fetta tra più persone, tocca sempre di meno a ciascuno di noi. E ci si sta pure. Però poi venire imbrogliati, tra virgolette, dicendo ma guardate che ci saranno dei recuperi, che poi verranno ridivisi, questo non ci sta bene, perché i recuperi vanno fatti prima di dividere, perché altrimenti poi quello che tocca a noi agricoltori è sempre di meno, ed è questo il problema centrale. Non si possono stravolgere delle regole che sono andate avanti per anni e anni e anni, perché le aziende hanno creduto, hanno fatto investimenti e hanno portato avanti le loro politiche di bilancio, di economia e di commercio, e dal 2014-2015 in poi dire abbiamo scherzato finora, cambiamo il tutto. Allora, io faccio questa domanda a tutti e due, che è molto provocatoria, però è la domanda spesso vi fanno gli altri imprenditori, quelli che si occupano di altri settori. E vabbè, voi agricoltori però in Italia siete sempre stati abituati ad avere tutta una serie di benefit anche dal punto di vista fiscale. Adesso siamo in tempo di crisi, bisogna ridisegnare le cose e imparate a fare anche voi gli imprenditori. È vero o no che ve lo dico? Posso rispondere prima io e poi ti passo subito la parola. Noi quando c'è stato il governo Monti che ha messo su quella serie di tasse abbiamo sempre detto come mondo agricolo siamo pronti a fare la nostra parte. E la maggior parte del bilancio messo su da Monti veniva pagato dal settore agricoltura. Vogliamo parlare di IMU?
è l'esempio più calzante. Noi abbiamo rischiato di pagare l'IMU anche su quei fabbricati dove dentro c'erano gli animali, signori, le attrezzature, gli agriturismi. Guardi che è un gettito, cioè, per gli agrumeti, fatevi dire un po' che cosa si è andato a pagare sugli ettari di agrumi. Cioè, siamo a dei livelli incredibili, quindi abbiamo fatto la nostra parte e continuiamo a dire che siamo contenti di aver fatto la nostra parte, ma stiamo ancora aspettando il decreto della crescita, del fare, perché finora abbiamo dato il nostro contributo, però stiamo ancora aspettando dall'altra parte quali sono gli strumenti veri messi a disposizione degli imprenditori agricoli, in questo caso, per far rinascere e crescere le nostre aziende. Io vorrei provare a fare un ragionamento su questa domanda. Ma è vero o no che è una delle cose che vi contestano? Ma abbiamo rischiato alcuni anni fa, anche in Comunità Europea, perché dobbiamo dare tutti questi soldi al settore agricolo? L'Italia, come dicevo, 52 miliardi sarà il gettito solo per la PAC nei 7 anni di previsione, ma sono molti di più a livello comunitario, i 28 stati, oltre il 60% del bilancio, intorno al 60% del bilancio. Il 40% della quota del bilancio comunitario è destinata all'agricoltura. Allora perché questi soldi devono essere dati al settore agricolo? Del dopoguerra al settore agricolo veniva chiesto di produrre di più per sfamare l'Europa e quindi noi abbiamo assolto a questa funzione, c'erano i fondi comunitari. Oggi è ancora di più, è più importante sostenere un settore agricolo in uno Stato, prima di tutto per l'educazione, per l'alimentazione. Io pongo un problema, che è quello che leggo sui giornali quotidianamente. E sempre più gente va a fare la spesa ai discount, no? E quindi mangia del cibo non di grande qualità, una fetta importante con questa crisi, non mangia produzione nostre, locali, e acquista così ai discount. Cosa significherà in termini di servizio sanitario nazionale questo nell'arco dei prossimi 10 anni, 15 anni? Io me lo chiedo. Quindi a livello di spesa sanitaria, mangiare cibi salubri, noi questo l'abbiamo garantito. Parlavamo del paesaggio, i paesaggi che poi sono coniugabili con il turismo, con il buon vivere, no? Questi sono garantiti dal mondo agricolo. L'educazione alimentare, noi siamo multifunzionali, ieri parlavamo a Roma, dopo in un incontro come CIA, di quello che anche nel sistema sanitario nazionale come aziende agricole potremmo, e quindi fare delle fattorie sociali, cosa potremmo concorrere, lo voglio raccontare in 3 minuti soltanto. Io ho presentato un progetto pilota alcuni anni fa con i PIR, i programmi integrati per le aree rurali. Ci ho messo il bisogno degli anziani ultra 65 anni di aree montane non raggiungibili da nessuno, dove forse gli unici uffici a fare anche da front office siamo i nostri uffici delle organizzazioni, dove non c'è neanche più l'ufficio postale. E migliaia di questi anziani, io sono rimasto sbalordito dal numero di anziani che ha fatto questa domanda, e fornirgli settimanalmente della carne genuina, della verdura genuina, del latte genuino delle nostre aziende agricole. Con pochissimi soldi abbiamo fatto questo progetto. Io non pensavo che ci fosse questo bisogno di assistenza nelle aree rurali. Quindi noi questo lo garantiamo come aziende multifunzionali. E per non parlare anche del turismo, che mettendolo in rete, facendo dei ragionamenti in rete, quindi l'agricoltura non è solo produzione di beni essenziali. E la collega citava il fatto che dal 2050 il problema sarà più serio di quello che noi pensiamo oggi, perché la terra diminuisce e ci sono stati che stanno acquisendo più terra per poi fare che cosa, non lo sappiamo. Vedi la Cina con l'Africa, pare che sono 15 milioni di ettari di terreno acquistati in Africa. Quindi non solo questo è il sistema, perché dare più soldi all'agricoltura? E perché ancora in Italia, che è il settore di eccellenza, bisogna sostenere l'agricoltura, non solo in termini, come dicevamo, di occupazione, di sviluppo che può innestarsi. Questo è il quadro. A livello regionale, io voglio sapere se si viaggia con una voce sola anche nella programmazione. Le cifre sono quelle che avevamo visto all'inizio della trasmissione con Fulvia Caligiuri. Oppure si è un po' divisi territorio per territorio, associazione per associazione? Vuoi cominciare tu su questo? Vai. Su quanto riguarda a livello regionale sulla programmazione, no, molto onestamente, noi proprio ieri siamo usciti sui giornali perché non siamo d'accordo con
Non che la Coldiretti faccia iniziative sui consorsi di bonifica, è uno dei motivi della programmazione. I consorsi di bonifica sono un pezzo importante dell'autogoverno, della gestione del territorio, anche perché senza acqua, senza consorsi non c'è acqua, senza acqua non c'è agricoltura, dico spesso io. Per cui non siamo d'accordo su alcune scelte dell'organizzazione che si ritiene quella più storicamente, quella più maggioritaria, quella che ha più numeri rispetto alle altre organizzazioni, anche se forse dovremmo ricontarci i numeri su certi aspetti. Ma non è questo il problema. Noi abbiamo detto no, non ci piace quello che è stato fatto pochi giorni fa, non perché non vogliamo discutere sui consorsi di bonifica, non ci piace farlo. Anzi, ormai sono passati circa 10 anni dove tutte e tre le organizzazioni avevano messo la faccia alla riforma sui consorsi di bonifica. Hanno riperimetrazione dall'intera provincia, ma in Calabria, portando i consorsi da 17 a 11, in Calabria si era riperimetrizzato tutti quanti la questione dei consorsi di bonifica. E gli avevamo con forza chiesto alla politica di uscire dai consorsi di bonifica e democratizzarli. A un certo punto c'è stata una posizione poi anche di Confagricoltura, che poi spiegherà la collega, che a Cosenza ha ritenuto di non essere presente alle elezioni. Però si era fatta una scelta unitaria, tutte e tre le organizzazioni. Uscire fuori dalla logica dei carrozzoni, del sibaricrati, che ancora non conosciamo. Avevamo all'epoca discusso sul debito, sulla massa debitoria. Debito che porta, lo ricordiamo per inciso un attimo, ci sono aziende nella provincia di Cosenza che rischiano di fallire, abbiamo sentito tante volte le loro voci, a causa di lavori che fecero all'epoca per il consorzio di bonifica, lavori che non sono mai stati pagati. Questo c'è un commissario che sta lavorando per capire, per pagare queste aziende, perché noi avevamo istituito un mutuo di 36 milioni di euro, questo lo ricordo a me stesso, cifre, così 36 milioni di euro di cui metà pagava la Regione Calabria, ma l'altra metà la stanno pagando gli agricoltori, i consorsi. Quindi i consorsi, quando si sono riperimetrizzati, hanno preso una parte di quel debito di 18 milioni di euro che li stiamo pagando su i consorsi. Ma non è tanto questo, è che quello che ci ha preoccupato negli ultimi mesi, periodo è che dici no, il debito non è più di 36 milioni di euro, ma forse intorno ai 130 milioni di euro. No, forse. Il forse non forse esiste. Non esiste. Non esiste un passaggio da 100 a 130 e ancora adesso c'è una commissione da 20 a 130. Che sta valutando quale sia la reale situazione debitoria e noi da un annetto che non abbiamo più notizie su questa storia. Però una cosa a proposito di notizie, come mai non c'è stato, e voglio chiedervi se poteva esserci, un'azione di controllo da parte vostra nella gestione dei consorsi? Allora, il consorsio Sibaricrati ha un commissario, quindi il controllo lo fa la Regione sul Sibaricrati, che ha acquisito il mutuo e quindi poi lo ha ripartito in quota ai consorsi che sono nati nuovi. Il problema sui nuovi consorsi che sono democratici, ormai si è votato, ci sono dei consigli di amministrazione e in quella li possiamo controllare per chi è presente nei consigli di amministrazione. Il problema oggi della bonifica, noi riteniamo che i consorsi siano fondamentali per il settore agricolo, solo che sono degli strumenti di autogoverno degli agricoltori. Noi organizzazioni non possiamo e non dobbiamo intercedere in quello che è l'autogoverno degli agricoltori. Noi dobbiamo garantire, come dire, una democraticità all'interno dei consorsi, ma poi sono gli agricoltori che devono autodeterminarsi, stabilire il costo dei servizi e i consorsi devono a loro volta essere delle scatole di vetro dove deve essere tutto chiaro e tutto stabilito. Permettetemi per un attimo qualche puntino. Allora, che diciamo, come Confagricoltura abbiamo sempre detto? Una delle cose che non ci perdoniamo è che all'interno di questa legge regionale ci sia una parola fatidica che dica indipendentemente dal beneficio ottenuto. Non esiste in nessun'altra regione questa cosa, solo da noi, solo la Calabria ha questa cosa. Questo in parole povere cosa significa? Che se anche io agricoltore non vengo servito da nessuna rete di consorzi, comunque pago, ma non sta né in cielo né in terra, non è in terra questa cosa, è anticostituzionale, diciamo così. E questo è uno dei primi gravi problemi che potrebbero essere risolti in maniera facile. Bisogna che i consorzi vivano, hanno delle finalità istituzionali, si stabilisca un tetto,
Vediamo come possiamo fare, sediamoci a un tavolino e parliamo seriamente. Quello che chiediamo è che i consorzi di bonifica diano acqua agli agricoltori. Non devono fare altro i consorzi di bonifica, non si devono inventare delle cose particolari. Possiamo scendere nel dettaglio, cioè, parlavamo prima di Sibari, parlavamo prima della pulizia in determinati, parlavamo di lungomari. Ecco, alcune cose non è detto quantomeno che le debbano pagare gli agricoltori, è questo che lamentiamo. Nessuna, come diceva il collega, nessuna organizzazione è padrona dei consorzi, la voce degli agricoltori deve essere ascoltata, l'acqua deve essere portata alle nostre terre per poter irrigare e pulizia dei fossi di scolo. Questi sono i ma tra l'altro sono nati con questo scopo. Sì, ma poi insomma è stato... Se qualcuno li paga, certamente non li possono pagare gli agricoltori, vengono altri servizi che sembrano siano attinenti all'attività dei consorzi. C'è stato il gravissimo inondazione da parte del Crati per quanto riguarda il sito archeologico di Sibari. È stato, come dire, un fatto eclatante, se ne è parlato a livello mondiale. Certo che il consorzio lì è intervenuto forse prima della protezione civile per ripristinare il sito archeologico e quindi togliere l'acqua. Ben vengono questi fatti in particolari momenti, ma i consorzi non devono, come dire... A Fulvia Caligiuri prima si è lasciata sfuggire... Lungomare. Che verde è... pubblico. Se i comuni lo pagano o qualcuno lo paga, possono, come dire, in alcuni momenti... I consorsi potrebbero, ma qualcuno li dovrà pagare, non possono pesare sull'agricoltore, sull'azienda agricola. La cosa che chiariamo volevo, anche questo aspetto, perché che magari non tutti capiscono, scusami Fra, è che quando si fanno, diciamo, gli agricoltori devono pagare, e devono pagare un tot ad ettaro, secondo quale regole le pagano, dovrebbero essere fatti dei piani di classifica dove vengono decise le parti di spesa, come vengono ripartite le spese, e secondo dei criteri stabiliti dalla regione, dalla giunta regionale. Nessun consorzio mi ha fatto un piano di classifica e le regole della giunta, insomma, noi non li conosciamo ancora quali sono questi criteri. Allora diciamo che se non ci sono le regole certe che stanno alla base, ma come vogliamo che possano funzionare in maniera efficiente i consorzi? Allora partiamo da lì. Oltretutto, in altre regioni dove i consorzi non hanno provveduto a fare questi piani di classifica, le regioni hanno bloccato i ruoli. Allora, se non si è a posto con determinate cose, non partiamo, non bisogna andare avanti. Allora, la interrompo un attimo, abbiamo una telefonata. Pronto? Buon pomeriggio. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti quanti i vostri ospiti. Senta. La sentiamo perfettamente, può fare la domanda. Ah, perfettissimo. Senta, no, io volevo fare una domanda... a responsabile della CIA. Sì. Niente, volevo fare una domanda anche alla stessa Flavia. Senta, io sono un'azienda agricola, tutto quello che voi state dicendo è quanto giusto. Un altro aspetto molto importante, no, che vorrei sottolineare come azienda agricola, no, che è dal 2007, parlo dell'alluvione anno 2007, praticamente noi dal 2007 che abbiamo avuto tutti quei danni che l'alluvione la città ci ha creato, però è dal 2007, nonostante io ho avuto il decreto di pagamento, ho avuto tutto quanto, ho avuto i periti che mi sono venuti a fare tutti quanti i sopralluogo con foto, mi hanno anche dato l'indennizzo dei danni e tutto quant'altro, però ancora noi scontiamo... quei danni che ancora non ci hanno mai pagato e non si sa nulla. Questa è anche una cosa molto importante, perché io all'epoca come azienda ho fatto tutti quanti i miei sforzi per fare le varie piantagioni e quant'altro, abbiamo avuto delle spese per quanto riguarda operai, i contributi, la seminatura, la concimazione e quant'altro. Io ho avuto un danno perché non avendo poi raccolto nulla, automaticamente ho avuto un danno. Quindi come azienda ho avuto questo danno che però non mi è stato né quantizzato e né tanto quanto remunerato, perché ho avuto questo danno. E quindi da allora che mi trovo in difficoltà. Come noi, che io faccio parte della parte di Bisignano, come noi, anche San Marco, Roggiano, cioè abbiamo avuto dei danni
enorme, sia sulle strutture delle serre e quanto altro. Abbiamo avuto proprio dei danni enormi, però da allora non si è saputo niente. Cioè io ho anche chiesto l'intervento, ho scritto anche alla Regione Calabria, Scoppellite, all'assessore Trematerra, nessuno che ci ha risposto. Cioè, come mai se viene fatta una legge, viene fatto un bond per quanto riguarda l'alluvione, poi dopo non ci viene pagato e non viene fatto niente? Dove sono andati questi soldi? Ma una parte l'è stata pagata, qualcosa l'è stata pagata, risarcita anche se poco e non corrisponde naturalmente a quello che lei ha subito come No, danno. no, 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 Nulla. zero, zero, zero poco, proprio zero, neanche un centesimo. Oh, e sicuramente c'era stato un problema, ricordo, non solo nella sua zona, anche nella zona della Sila, per altre tipologie di prodotto, eccetera, eccetera. E in quel caso l'assessore aveva preso l'impegno di trovare i fondi e poi distribuirli. Io avevo capito che c'era stata una parte No, ci sono percepita. stati nel 2007, poi bisogna vedere quale tipo di calamità si riferisce l'azienda, Non so se perché... l'abbiamo ancora in collegamento Sì, telefonico. Sì. sono in Allora, collegamento. vorremmo avere un po' di informazione per poter dare una risposta più esaustiva. E, di solito avviene così, noi segnaliamo alle province, che sono gli enti addetti a rilevare i danni. Questi danni vengono rilevati dall'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura, che a sua volta poi fa una relazione alla Regione Calabria, che a sua volta manda al Ministero tutta la relazione, valutando se ci sono le condizioni per poter chiedere lo stato di calamità. A quanto capisco c'è stato uno stato di calamità perché ha fatto una domanda e quindi questa domanda è stata istruita dalla provincia. Sì. Del 2007 ce ne sono, non so se riferisce a questo tipo di calamità, ma anche nella Sibaritide, 30.000 domande erano state presentate in tutta la provincia e ce ne sono ancora migliaia che non sono state poi, come dire, liquidate per quel tipo di calamità che era stata regolarmente riconosciuta dal Ministero. Perché poi i fondi sono stati stornati dall'epoca ministro Tremonti per altre questioni. Se si tratta di questo tipo di evento calamitoso, perché poi nello stesso anno, per quanto riguarda la Sila, per esempio per le patate, ci sono state anche ulteriormente liquidazioni nell'ultimo periodo, perché poi si trovarono dei fondi. Bisogna capire bene a quale calamità ci riferiamo, a che tipo di domanda e se questa domanda, come dicevo, è stata istruita dalla provincia. Quindi possiamo a disposizione con i nostri uffici, anche di Bisignano, di altre... L'importante è sapere a quale calamità si A quale riferisce calamità si e riferisce in modo che possiamo poi possibilmente corredata con corredare. Sì, è la calamità. Ma ci dai anche la possibilità, ci date la possibilità di fare su questo anche un po' di informazione. Sì, è la Ormai... calamità del 2007 per quanto riguarda l'alluvione, praticamente tutti i campi sono stati sommersi Sì, dobbiamo dall'acqua. vedere se c'è stato un riconoscimento di calamità e questa domanda poi, come dire, ha avuto un iter burocratico alla provincia, perché poi è la provincia che è l'ente che Spieghiamo eroga pure un'altra cosa, che alcune volte quando ci sono delle sull'assicurazione. calamità bisogna vedere perché la normativa Su c'è una questo. normativa particolare adesso, cioè che per poter dar il via alla calamità bisogna che le aziende siano Che assicurate. sia uno di quegli eventi non rientrabili Perché nell'assicurazione. altrimenti viene pagata Si paga con dall'assicurazione. l'assicurazione. A parte questo, poi con il meccanismo che diceva il collega, se nelle diverse province, nei diversi territori all'interno della provincia, non c'è un numero che fa arrivare a questo 35% della produzione lorda vendibile, quindi le aziende, se sono solo io a denunciare, non posso far nulla. Quindi magari il signore avrà avuto il danno, avrà avuto anche il sopralluogo, però magari è stato Era l'unico. l'unica azienda. Quindi L'unica azienda. bisogna vedere, però, stiamo dicendo un po' così, cose che magari in questo Siamo a caso hanno tutti. disposizione per quello che Ecco, se magari occorre. ci fa sapere qual è la Sì. calamità esatta, è stato dichiarata proprio lo stato d'emergenza, la calamità, e noi possiamo rintracciare e farvi capire bene che cosa è successo. Va benissimo, se posso avere qualche recapito, magari tramite, Gli non lo so, uffici ODCIA metterci in contatto provinciale, così. gli uffici provinciali della CIO, quelli dell'Unione, sono a disposizione per Ah, qualsiasi tipo ci di... sono i perfettissimo, siti, così avete tutti i perfettissimo. numeri di Avete i siti telefono. sui A numeri di scelta telefono, tra CIE e scelga Confagricoltura. lei, non Perfettissimo, abbiamo ok. problemi. Grazie La mille. ringrazio. Grazie Grazie a voi. al nostro telespettatore. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità tra poco. Anche su questo.
Allora, io volevo chiudere, prima di continuare sul discorso dei consorzi, il capitolo relativo ai danni, perché credo che come l'imprenditore che ci ha chiamato da Bisignano ci siano diverse realtà di aziende che hanno ricevuto dei danni e che però non sanno materialmente quali sono le pratiche, come bisogna andare avanti. Magari ci si ferma, si dice vabbè ho capito, ci rinuncio a priori, a chi ci si può rivolgere? Che diceva, magari la persona che ci ha telefonato non ha ricevuto ancora nulla, però se è stato riconosciuto potrà essere magari liquidato tra 5-6 anni, però la sua domanda non si perde, che lui ha avuto una calamità è un punto fermo. Però prima di arrivare a questa dichiarazione di stato di calamità ci sono vari passaggi, quindi un'azienda che ha subito un danno, segnalare all'associazione di categoria o anche al comune che poi dovrebbe provvedere, in modo tale che l'associazione di categoria possa interessare la provincia e la provincia fare delle ispezioni. Una volta che facendo le ispezioni comincia a raccogliere i numeri e vede quante segnalazioni di quel territorio raggiunge o non raggiunge il 35%, passa poi alla regione. La regione istruisce il tutto e quindi manda al Ministero ed è da lì che poi esce il decreto di calamità. Dopo il decreto di calamità ci possono essere, una volta almeno c'erano, anche dei fondi pubblici destinati, cosa che adesso non è più possibile perché non ci sono fondi pubblici a disposizione, però quantomeno si può usufruire di un abbattimento sui contributi previdenziali e assistenziali, quindi da parte dell'INPS, ci può essere anche una moratoria, insomma si possono innescare una serie di benefici, chiamiamolo così tra virgolette, ma purtroppo questo è da adesso in poi sicuramente non più contributi pubblici. Per chiudere su questa questione delle calamità, noi alcuni anni fa come CIE Confagricoltura avevamo messo sul consorzio di difesa calabrese, che è uno strumento fondamentale, bisogna ritornarci sul CODICAL proprio perché era uno strumento che in un momento che il fondo di solidarietà, come diceva la collega, è venuto sempre più scemando, non ci sono risorse da mettere in quel fondo, almeno lo Stato partecipa all'abbattimento del premio assicurativo che è importante. In culture ad alto pregio come possono essere le pesche, le clementine, le albicocche nella Sibaride ma in tutta la provincia, assicurare il prodotto per parte dell'agricoltore è uno dei costi aziendali, ma è importante, poi risarcisce e non nei tempi biblici del pubblico. Quindi, quant'è in media l'attesa per l'imprenditore di vedere? Almeno un 3 anni. 3 anni, si tre, tre anni e mezzo, se va bene. Nella migliore delle ipotesi, l'istruttoria delle pratiche, la liquidazione, i fondi che non ci sono, di solito si aspetta tanto. Ma invece con le assicurazioni, se riusciamo a far funzionare meglio il codice, diciamo che ha, come dire, da parte delle assicurazioni interesse, perché poi c'è anche l'interesse da parte delle assicurazioni che sempre imprenditori sono e quindi assicurare i rischi non è una cosa sempre semplice, ma possiamo abbattere di molto, anche del 60-70%, il premio assicurativo con i fondi nazionali. Tra l'altro oggi tutto avviene tramite il SIAN, che è il sistema informatico nazionale di AGEA o di Arcea, per cui c'è anche una semplicità facendo la domanda unica si può fare anche il premio assicurativo. Quindi è un dei settori che dobbiamo ancora di più sviluppare, almeno come CIE e Confagricoltura che siamo presenti nel CODICAL. Anche perché vale per questo discorso come per gli altri che abbiamo fatto. Siamo in tempi di magra, quindi il sussidio dello Stato va pian piano diminuendo, mentre si alza la quota di quanto mette a disposizione il privato anche attraverso le assicurazioni. Io vorrei puntualizzare, se è possibile, su quanto riguarda i consorsi di bonifica. La collega ha citato l'articolo che parla di beneficio. Cioè, a prescindere dal beneficio, io azienda agricola devo pagare i consorsi di bonifica. Il beneficio è legato all'azienda. È legato ai servizi che i consorsi devono dare. Quindi, appurato e certificato che i consorsi sono fondamentali, e quindi almeno come CIE e Confagricoltura su questo siamo perfettamente d'accordo. Senza consorsi non c'è agricoltura. I consorsi devono fare quello che è il loro ruolo per legge, e tranne quando anche il pubblico ci mette del suo, poter fare anche altro.
Ma la cosa fondamentale è cercare di venire a modificare quella legge, e questo si può fare con un po' di buona volontà mettendosi al tavolo, e stabilendo a monte quanto ci devono costare a livello di costi istituzionali, a livello di consulenze, di costi generali del consorzio. Fatto questo, noi sui consorsi di bonifica riteniamo che siano strumenti fondamentali per l'autogoverno del territorio e l'autogoverno degli agricoltori all'interno di questi importanti strumenti, dove la politica ha fatto bene a democratizzarli, a darci una mano, perché la politica in quella fase è stata molto presente e ha voluto, diciamo, dare una mano al mondo agricolo per riconsegnarci in mano degli strumenti, ma adesso noi siamo preoccupati perché alcuni fatti che non conosciamo potrebbero, come dire, far cadere tutto il castello di anche legislativo messo su alcuni anni fa. Anche perché c'è un'operazione di monitoraggio, di certificazione del debito che è ancora in atto. Quello che chiediamo è una efficienza nell'organizzazione e nella struttura dei consorzi. Una cosa per esempio dei nostri consorzi, diciamolo, è l'unica provincia, che i consorzi che aderiscono alla nostra provincia, che assumono personale per l'irrigazione a tempo indeterminato. Ma perché? Si irriga in determinati periodi dell'anno, si fa a tempo determinato e poi si licenziano. Il costo che lei diceva, non siamo più, non è più possibile, non è più il tempo di fare determinati i benefattori, va a cadere anche su questo. Ma c'è la possibilità di modificare anche la legge per i consorzi di bonifica? È partita no. dalle associazioni una proposta di legge in questa direzione? Allora, c'è stata una proposta di legge di eliminare quell'articolo. Su questo CIE e Confagricoltura stanno ragionando per non eliminare l'articolo, ma modificarlo nel modo migliore perché sia più consono e più, come dire, raggiunga meglio l'obiettivo. Andiamoci sinceramente, noi abbiamo vissuto il Sibari Crati 60 anni di commissariamento. Nell'opinione pubblica, negli agricoltori, ormai i consorsi venivano visti come enormi baracconi dove la politica li utilizzava per fare altre situazioni. Oggi è giusto che i consorsi... Per sistemare qualcuno anche. È stato per 60 anni, non è un problema né di destra, né di centro, né di sinistra, è stato un problema comune a tutti. A un certo punto la politica ha detto basta, consegniamo questi strumenti fondamentali agli agricoltori. Lo abbiamo fatto, noi ci abbiamo messo la faccia, tutte e tre le organizzazioni, ritenendo questi strumenti importanti. Oggi dobbiamo far riacquisire agli agricoltori che questi sono strumenti loro e che loro devono gestirsi. E nessun altro può ritornare a vecchie logiche del passato. A onor del vero va detto, nell'ultimo periodo si sta tentando di, come dire, riacquisire questo ruolo dei consorsi, non più carrozzoni, ma bensì enti strumentali alla... però si è ancora lontani dal poter, come dire, affermare che abbiamo raggiunto questo obiettivo. Per cui fughe in avanti non servono a nessuno, bisogna rimanere fermi su questo scopo che ritengo ancora fondamentale del mondo agricolo, di riappropriarsi di questi strumenti ed evitare che la politica in qualche modo rientri a gestire, perché la politica ha un ruolo fondamentale per il consorzio, è di controllo, c'ha un ruolo fondamentale, deve fare il controllo che la spesa. Possiamo avere 40.000 ettari nell'ex Ferro Sparviero, bacini ionici sottesi, e poi ne facciamo pagare solo a 10 e di quei 10 li raccogliamo solo a 6, che significa che pagheremmo tutti molto di più. Se invece facciamo pagare un po' a tutti, il costo sarà, il servizio migliorerà e il costo sarà inferiore di quello attuale. A proposito di enti strumentali e di carrozzoni, non me ne voglia nessuno dei telespettatori, però le cose dobbiamo dircele in faccia e chiaramente. C'è un altro ente cui si è guardato con particolare attenzione nel corso di questi ultimi 10 anni, perché poi le proposte di modifica di legge sono state tantissime, che è l'ARSA. ARSAC. Attuale ARSAC. Adesso sì, adesso ARSAC. È l'ultima legge in ordine di tempo che, questa è la speranza, si spera abbia chiuso un ciclo anche per i dipendenti stessi. Qualche mese fa abbiamo sentito le voci durante una protesta dei dipendenti di ARSA, di un dipendente che diceva: io sono 3 anni che mi alzo la mattina, realmente non so che cosa andare a fare. Mi vergogno a prendere lo stipendio perché so che comunque a me arriverà, poi ci sono i ritardi anche per
per Arsa, per i stipendi di Arsa. Però non so che cosa devo fare. Questa è una delle storture nostre, perché potrebbero fare veramente tanto e dare tanto, soprattutto nel settore della sperimentazione, perché come dicevamo prima, l'agricoltura non è più un'agricoltura come qualcuno immagina ancora. Campi magari incolti o poco colti, e ogni tanto andiamo lì per passare il tempo e andiamo a prendere. Sì, proprio una cosa molto bucolica. Comunque non è più così, perché adesso invece c'è bisogno di sperimentare, di creare tra virgolette, perché in agricoltura non è che uno crea, però dare sempre dei servizi nuovi e investire anche a livello tecnologico. Arsac potrebbe fare questo. Ma per torniamo come si tra un attimo su sì. Arsac, sul nuovo ruolo dell'Arsa. Abbiamo una telefonata. Pronto, buon pomeriggio. Pronto? Abbiamo qualche problema con il collegamento telefonico? No, dovremmo averlo già in linea il nostro telespettatore. Pronto? C'è? Noi lo sentiamo dall'altra parte. Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Volevo fare una visto la trasmissione, volevo parlare del consorzio di bonifica. Prego. Siccome mi arrivano delle bollette da pagare senza avere un servizio, come devo comportarmi? Devo pagare? Mi hanno mandato La sentiamo perfettamente, prego. Sì, me l'hanno mandato con Equitalia. Sì. In quale zona posso chiedere? Come chiederlo? Devo comportarmi se io non ho un servizio? Devo pagarli o... In quale zona? Pronto? In quale zona? Sì. Le chiediamo sì. Di diminuire il volume della TV, se no ci sente a distanza di qualche secondo e sì, non ci capiamo. Sì, un attimo che vado a passarla, sì, un attimo. Grazie un mille. Attimo, sì. Grazie. Allora, no, il discorso delle bollettine, diciamo delle riscossioni no? di Equitalia per i consorzi di bonifica. Dicevamo prima, sono appunto, non ha un beneficio il signore. Lamezia. Però... Lamezia. Sì, pronto. Sì. Pronto? Di quale zona? Lei di Lamezia? Sì, di Lamezia, sì. Vabbè, vale lo stesso il problema. Si sente poco. Se non ha ricevuto alcun beneficio, noi agricoltori, almeno come Confagricoltura, diciamo, paghiamo l'irrigazione, paghiamo i servizi che abbiamo realmente avuto, il resto non merita di essere pagato, ma come qualsiasi tributo, insomma, non possiamo. Credo che ci sia una richiesta di riscossione da parte di Equitalia. Ma perché è andata... sì, ma... il consorzio di bonifica mi manda questi incentivi da pagare. Come io non ho nessun servizio, ho chiesto a tante persone, dice no, devi pagarlo e chiuso il discorso. Ma perché devo pagare una cosa che io non ho nessun servizio? Le posso dare un consiglio? Sì. Allora, siccome è già arrivata ad Equitalia purtroppo, ed Equitalia non si ferma, sì. Bisogna andare da un legale e farsi fare ricorso alla cartella esattoriale che è arrivato, credo che sia la cartella, non so a che punto sia, sì. Però mi raccomando non faccia scadere la cartella, i 45 giorni di pagamento, perché i 60 di pagamento, perché altrimenti poi... fermano gli automezzi perché poi possono pignorare, insomma Equitalia purtroppo va avanti, quindi si rivolga ad un legale che farà il ricorso avverso la cartella esattoriale. Va bene, grazie mille. Grazie mille, è storia che abbiamo raccontato tante volte anche nel corso delle nostre trasmissioni. Però la telefonata cade proprio a pennello, perché è una storia che si ripete. Tanti agricoltori vengono ai nostri uffici, io non ho usufruito di nessun servizio, mi è arrivata la cartella esattoriale di 200-300 euro. Ribadiamo questo concetto, noi siamo contro a pagare se non si ha nulla in cambio. E siamo disposti anche a dire, se ci sono dei fini diversi a quello dell'irrigazione, cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando, ma non io... Ad inizio anno consorzio stabilisco ad esempio delle tariffe di irrigazione per ciascuna tipologia di coltura, che siano agrumi, che sia riso, abbiamo qualsiasi cosa. Qualche giorno. Bene, a fine anno però non vengono mai mantenute, perché intanto nel corso dell'anno ci sono i costi che aumentano del consorzio
e dei 120 euro ad ettaro stabiliti all'anno 150, si arriva 260, no, anche a 250. Allora, questa è la cosa che ci fa rabbia, perché noi agricoltori, come abbiamo detto, paghiamo irrigazione, paghiamo quello che dobbiamo pagare, ma non siamo disposti più a fare i benefattori di nessuno. Io sull'ARSAC volevo dire due cose. Io spero, la speranza è sempre l'ultima a morire, che questa sia l'ultima riforma. Siamo ottimisti. Io sono sempre ottimista. Siamo ottimisti. È l'ultima riforma che ha diviso, diciamo, quello che è stato sempre la palla al piede dell'ARSAC, che veniva dall'ESAC, sviluppo, eccetera, che veniva dal passato, che erano le sezioni speciali. Cioè l'ESAC a un certo punto, l'ex OVS, perché la conosco da quando ero OVS, si è inventata, che si è messa a fare il commerciante, si è messa a fare altre cose. Speriamo che finalmente quella sia una partita chiusa, si arrivi a definire quello che... Però c'è un patrimonio di giovani, e tra quelli che forse citava, è uno di questi. Io ho una mia esperienza con l'ARSAC, i centri sperimentali. Noi alcuni anni fa, insieme al collega attuale direttore di Confagricoltura, siamo stati invitati in Trentino dalla Melinda e ci siamo portati giù una sperimentazione sulla... ci siamo chiesti, è possibile conservare le clementine come voi fate per le mele per 5-6 mesi all'anno? Il professor Fadanelli di San Michele all'Adige, che è l'ARSA del Trentino, ci ha detto è fattibilissimo, trovatemi un posto dove sperimentare questa cosa e noi veniamo e ve la portiamo. Costata solo 50.000 euro, una misera. Abbiamo trovato il posto, l'ARSA di Mirto, dove esistono 42 specie di clementine, e abbiamo costruito questa piccola cella frigorifera dove siamo riusciti a sperimentare che per 60 giorni le famose clementine della Sibarita, se raccolte con alcune condizioni e fatte in un certo modo, possono tranquillamente conservarsi con uno scarto di 0, qualcosa. Questa ricerca è rimasta nei cassetti dell'ARSAC, non è stata distribuita, né è stata discussa con nessuno del mondo agricolo per poterla fare diventare una realtà, ma è una realtà fantastica, dimostrare che era possibile conservare le clementine per 60 giorni, quindi fargli sorpassare il momento di grave crisi, che è dal 15 novembre diciamo ai primi di gennaio, avremmo risolto un problema enorme. Quindi la ricerca universitaria, quella di primo grado, sta nei cassetti dell'università. Noi mondo agricolo abbiamo un enorme bisogno di questo. Quale migliore strumento, per questo erano nati la divulgazione, divulgare quello che è la ricerca. E questo era un piccolo esempio. Quindi io spero, come dicevo, la speranza è sempre l'ultima parola. Entrare proprio nelle aziende agricole. Che si entra nelle aziende agricole. Questi giovani erano giovani. Noi come CIA, Confagricoltura. Senta, questo progetto sperimentale, queste celle frigorifere, sì, io, anzi, Mirto, ne avevamo parlato un paio di anni fa, li avevo invitato per andare a trovare e farci proprio un servizio su questa cosa, perché potrebbe essere rivoluzionario nella Sibarita. Capire una cosa, esiste qualche impresa che ha detto mi piace, certo, io la cella me la faccio da sola? Se la sono fatti da solo, ma quella ricerca serviva a poi seguire queste aziende che si erano fatte da solo la cella per poter sperimentare quel tipo di ricerca, e lì era importante il divulgatore che aveva seguito questo impegno. Però si è fermato. Va bene, grazie mille Franco Mazzai, Fulvia Caligiuri, i nostri ospiti, grazie a Giampaolo Gregorace, Rodolfo Magliocchi, Katia Paese e ad Enzo Leonetti in regia. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci.